Sale Tabacchi. Legarsi stretto a una fune, dall'altro capo un'incudine, con un volo da rapace giù in picchiata verso il fiume. Non ne sono capace, la depressione mi ricatta, ma non è poi così audace un pannolone pieno di cacca. Vigliacca, tiriri, tiriri. Così mi trovo a contare, a contrattare il mio domani, con il fumo nei polmoni, le mie dita mozziconi, di ammoniaca e nicotina, quanto stiamo stamattina, ancora 5 sigarette, forse 7, sarebbero perfette, una dopo il caffè, secondo me niente di meglio c'è, l'altra viene da sé, che cosa c'è, mica la chiedo a te, ma... Tra il numero perfetto c'è un uomo nero lì sotto al letto, tretrino come Dio, la quarta è un re, dietro ad una carriera, il mattino è come sera, è un altro giorno scorre muto, un nuovo giorno che saluto, inutile come un soggiorno, mi giro il polso mezzogiorno, da quanto tempo sarò sveglio, boh. Fuori da questo nascondiglio, un po' di vita e mi ripiglio, ma ad un filtro io mi impiglio come un'ape dentro a un giglio, o come un cane randagio, occhi sfuggenti quanto un ladro, io mi perdo in un pagliaio e con un ago ricucio il mio disagio. Stasera Spazio Musica per Su e Giù da un Palco suona Gianluca Massaroni. Massaroni pianoforti. Certo. Ciao, benvenuto, ciao. Benvenuto. No, grazie a voi di avermi ospitato. Tanto tu sei di Voghera, quindi giochiamo in casa, dai. Sì, 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 sì. Quanti anni hai? Beh, 36. 36, sembrava più giovane. No, ma sono vecchio dentro comunque. No, in realtà è un piacere averlo qua, lui ha avuto tante collaborazioni importanti. Comincio subito da una prima domanda, perché poi alla prossima si fa interessante. Tanto per cominciare, stasera cosa sentiamo? Stasera sentite un'apertura di un grandissimo concerto, che è quello di Umberto Maria Giardini. Ecco, io cercherò di fare il massimo per aprire nel miglior modo possibile. Non è mai facile aprire i concerti, però è una sfida che mi piace sempre affrontare. Una dopo il caffè, secondo me niente di male c'è, l'altra viene da sé, che cosa c'è? Mica la scrocco a te, ma tra il numero perfetto c'è un uomo nero, la falce al petto, tretrino come Dio, la quarta è un re, 5 non più di 5, immortalato dietro le quinte, la sesta non convince, ma quale inganno, sai già chi vince. 7 sono le vite dei gatti a spasso con la colite, 7 le meraviglie, l'ottava è lei. Cenere alla cenere, ritorneremo dopo esserci acceso anche l'arcobaleno. Dacci oggi il nostro pane quotidiano fino all'ultima goccia del tuo veleno. Allora Gianluca, tu sei cantautore, io voglio farti una domanda, perché poi in questo periodo, no, dove la musica si fa sentire ancora di più, forse anche i ragazzi che hanno più voglia, hanno più mezzi, hanno più possibilità, no? Allora uno che lo è, dai un consiglio a chi ci sta seguendo, come si diventa cantautori?
Io sinceramente cantautore non lo so, perché io mi definisco abbastanza un cantautonomo, cioè uno che si arrangia da solo, quindi è una nuova categoria che sto studiando anch'io. Non è che c'è un modo per diventare cantautori, credo che ci sia, al di là di tutto, ecco, una necessità di buttare fuori delle cose che in qualche modo ti rendono un po' l'animo tossico, insomma, credo. E nel momento in cui, ecco, io ho trovato la musica, perché i miei, avendo questo un piccolo negoziato di strumenti musicali, ecco, essendo anche abbastanza pigro, mi sono trovato anche in mano degli strumenti che non ho mai considerato, perché volevo fare tutt'altro. Poi, quando è arrivata questa necessità, ecco, mi sono un po' avvicinato alla musica e ho cominciato a lavorare, ecco, a dare una melodia alle parole. Ornella parla con Gesù, Ornella non mi chiama più. Ornella parla con Gesù, Ornella non mi chiama più. Ma cosa avrà lui più di me, che di anni ne ha già 33? Ancora in testa i suoi capelli e con civetteria mostra una barba incolta di 3 giorni o di 2000 anni, e poi allo sguardo puro di sua madre, la Vergine Maria, che per averlo concepito pura credo più non sia. Vabbè, vabbè, questo si sa, che un padre pure lui ce l'ha, che se ne sta un po' qua un po' là, che al dono dell'ubiquità e al buon Giuseppe la patria potestà. Ma l'ha cresciuto come un figlio, anche se non somiglia alla foto della sua carta d'identità. Ornella parla con Gesù, Ornella non mi chiama più. Ornella parla con Gesù, Ornella non mi chiama. Ormai da giorni che è così, Gesù, 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 vieni qui. Se han fame spezza il pane, e quando han sete non ci crederete, la ressa gli si forma intorno, perché trasforma l'acqua in vino, e questo basta già per essere ben voluti. Ma se poi a qualcuno non va giù, lui per stupire fa di più. A un mendicante cieco gli ha sputato in faccia e muoia illeso, se quel che dico non è vero. Aperto gli occhi a un cielo che non conosceva più, e c'è chi pretese indietro il soldo teso. Ornella parla con Gesù, Ornella non mi chiama più. Ornella parla con Gesù, Ornella non mi chiama. E tra gli olivi li ho cercati, ed eron tutti lì accampati, perfino Pietro l'elettrauto, che mesi che gli ho dato l'auto, ma pare stia cambiando attività, insieme a Giacomo e Giovanni, che ha già 3 panetterie, ma sembra voglia aprirne altre 9, in società, e per ogni apostolo un posto ci sarà. Se da una mollica di pane Gesù ne sforna poi un quintale. Anche perché poi nel parlato abbiamo una cadenza melodica, nel parlato ha già una musicalità. Poi l'italiano, L'italiano no, ecco perché scrivo. Perché vedi, la scrittura ti permette di stare da solo, di concentrarti, possono passare anche dei mesi, tu ci puoi lavorare così. Nel parlato invece diretto si mangiano le parole, io non riesco a parlare, non riesco a comunicare così. Spesso infatti utilizzo proprio la forma canzone per dire delle cose che nella realtà non riuscirei ad esprimere. Con questa roba sai che affare? E dopo una pippata disse Giuda, chi non ci starà è meglio che vada, qui si mette male. Che Ornella parla con Gesù, Ornella non mi chiama più. Ornella parla con Gesù, Ornella non mi chiama. E fu così che Giuda l'Iscariota, con la scusa di quel bacio sulla gota, Gesù tutto riferì d'un fiato e scagliò una pietra per aver peccato, reo per aver sodomizzato a pecora, che in un belato
aveva disturbato la caccia di un soldato depilato che imboscandosi ha fiutato il business tra gli apostoli trafficanti di estasi e con un salto si è fiondato sul malcapitato che vi sto considerato tra tutti il più idolatrato. Ma Ornella parla con Gesù, Ornella non mi chiama più. Ornella parla con Gesù, Ornella non mi chiama. E Pietro il più fidato è tra coloro che per primo venne interrogato, ma lui rinnegò tre volte il nome dato. Vigliacco di un raccomandato, mentre un Barabba già tirava il fiato, per lui pollice in su graziato e un pollice abbassato, per Gesù che venne condannato al posto di un pregiudicato, l'anarchico che ha ucciso il servo dello Stato hanno graziato. Così ho capito, ho realizzato che di un miracolo sarà trattato per mano di colui che il popolo poi avrebbe amato. E certamente come aveva atteso, giorni dopo lo trovai appeso a una croce in mezzo a due ladroni a mezza voce. Disse è l'inizio del mio impero, mentre due corvi sulla testa erano pronti a fargli festa. E poco prima di spirare giurò imprecò: chissà se Dio esiste, chissà se Dio c'è, o se è solo un fumetto più vecchio di me. Chissà se Dio arriva, chissà se Dio è qua, o se di un figlio di Troia è il padre che mai vedrà. Canta autonomo, ci lasci magari con qualche data oppure qualche sito dove possiamo trovarti, pescarti tutte allora, le volte che vogliamo. In realtà adesso non è che ci sono tante date, sto facendo più che altro una su internet una raccolta fondi per produrre il mio nuovo disco e scade il 21 dicembre 2012, mi raccomando. Proprio hai azzeccato il giorno migliore. Sì, infatti. Sì, la fine del mondo, cioè metti che ce la faccia, finisce il mondo. Ma così, ma è tipico dei cantautonomi, certo. Forse cantautori. E quindi mi sto interessando proprio a cercare di raccogliere i più fondi possibili. C'è un minimo budget che mi sono prefissato di 3.000 euro, che è il minimo indispensabile per entrare in studio, pagare il fonico, i musicisti, eccetera, la stampa, eccetera, eccetera. Ecco, se dovessi raggiungere quella cifra lì entro il 21 dicembre, c'è questa possibilità di fare un disco. Ci lasci un link? musicraiser.com/et. Cercate Mastroni Pianoforti, ti posso anticipare il titolo dell'album. Vai. Non date il salame ai corvi. Essenzialmente non so cosa voglia dire, però c'è lì. Qualcosa. Lo lasciamo lì. Gianluca Mastroni, grazie di essere stati con noi. Alla prossima, in bocca al lupo. Ciao, intanto grazie, ce lo ascoltiamo. È così bianco attorno, è quasi giorno, è quasi Natale, con il fumo in bocca un viale. Mio padre intanto getta il sale. È così stanco il sole, che sembra quasi troppo annato, c'è già chi prega e chi ha perdonato di non avere, ma è peccato. Ma io le sorrido, è quella ragazza che si volta piano, da lontano, e vedo volte
si accendono come lampioni. Poi ritorno a casa, me ne accendo una per ingannare la testa. Ma questo giorno passa così lento da fare male. Io mi immagino più buono, ma la mia stanza è sempre uguale. L'ultima insegna si è spento il viale ed è quasi nato. Ma chi? Babbo Natale.